Adesso tocca al Milan allinearsi con i cugini neroazzurri e con la Juventus già qualificati per i quarti. Non dovrebbe essere proibitivo per il Milan, sia perché il Waregem nella partita di andata in Fiandra non ha dimostrato di essere una squadra irresistibile. La torre in attacco siano importanti nell'economia del gioco della squadra rossonera. È una bella serata a Milano, la temperatura è di 8 gradi, che tentano di lanciare Desmet. Desmet ancora, pallone al centro. Lanciato bene in avanti Decré. E un gran tiro di Van Bekkel, è andato a stamparsi sull'incrocio dei pali. Con Millekamp. Bella la rovesciata di Desmet. Guadagna un pallone Veit. E Terraneo para il tiro di Desmet. Di Bartolomei. Bello il tiro di Di Bartolomei con palla che colpisce la faccia esterna del palo. Rivediamolo, il bel tiro di Di Bartolomei fuori dalla portata del portiere con palla sul palo e poi sul fondo. Da Tassotti a Galli, libero sulla sinistra Wilkins, riceve. Palla al centro per Virdis. Bortolazzi. Ed è gol, Bortolazzi. Bortolazzi porta in vantaggio il Milan al 38esimo minuto. Vedete, Virdis ferma la palla, sta arrivando Rossi che vede meglio piazzato Bortolazzi che fa partire un tiro a parabola, approfittando anche dalla posizione un po' errata del portiere belga. Dopo le lunghe rincorse che ha compiuto, quindi si perde l'azione, ne propone adesso una il Belgio con Veit. Avete visto? Un calcio di rigore, vediamo che cosa è successo. Vedete che nettamente Maldini va sulla palla. Piovono oggetti in campo, peccato. Pareggio di Desmet, che tra l'altro si era fermato, cosa non consentita troppo dal regolamento. Calcio di rigore assolutamente ingiusto, comunque il Milan poteva subire il gol nelle occasioni precedenti. Wilkins verso Bortolazzi. Wilkins. Ed è la fine del primo tempo, che quindi termina 1-1. E Lidl mi manda in campo da un po' di tempo, si sente soprattutto la mancanza di Baris. Piovono oggetti in campo, peccato. Pareggio di Desmet, che tra l'altro si era fermato, cosa non consentita troppo dal regolamento. Calcio di rigore assolutamente ingiusto, comunque il Milan poteva subire il gol nelle occasioni precedenti. Wilkins verso Bortolazzi. Wilkins. Ed è la fine del primo tempo, che quindi termina 1-1. E Lidl mi manda in campo da un po' di tempo, si sente soprattutto la mancanza di Baris. Come gli altri due precedenti del primo tempo, viene battuto da Evani. Wilkins ha battuto il calcio di punizione, colpo di testa di Galli, tiro di Rossi, di Bartolomei,
Wilkins. Evani. Bortolazzi. Di Bartolomei. Gran tiro di Di Bartolomei. Mutombo. Controcross di Mutombo e il Bareghem va addirittura in vantaggio adesso. E le cose si mettono in maniera drammatica per il Milan. Vedete il cross di Mutombo, lunghissimo, taglia tutti, difesa ancora superata, il colpo di testa di Beit, quello che già aveva segnato all'andata. E De Cree portano ancora un'azione offensiva. Desmé. 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 E si perde l'azione. È partito nella propria metà campo, quindi è in posizione regolare Desmé. Macina. Bortolazzi. Virdis. Di tirar fuori dalla partita adesso il minimo obiettivo, quello cioè di non uscire sconfitto dal campo. E l'arbitro fischia alla fine. Partita veramente nata sotto una cattiva stella. Il risultato finale a San Siro è Bareghem batte Milan 2-1, risultato all'andata 1-1, Bareghem promosso ai quarti di finale della Coppa UEFA.